Ciao ragazzi, sono Falconero e oggi sono qua, tornato con un video di quelli miei, ultimamente. Perché oggi parliamo di rinvii possibili, probabili. Allora, ultimamente, soprattutto dopo il rinvio di Hogwarts Legacy, si parla molto del possibile rinvio di altri prodotti. E in tanti mi state anche scrivendo, dicendo, Falco, ma secondo te quali prodotti saranno rimandati? Ci dobbiamo preoccupare di questo, di quell'altro? Ho detto, perché non parlarne in maniera estremamente completa e ricca, senza sempre dare risposte a spizzichi e bocconi, con un video che racchiude un po' il mio pensiero sull'argomento, ovvero i 10 giochi, che secondo me sono più probabili, nel poter subire un rinvio nel prossimo futuro. Credo che sono 10 giochi che difficilmente vedremo tutti e 10 durante il 2021, anzi, mi stupirebbe vederne più di due tra quelli che vi dirò, perché effettivamente ci ho riflettuto parecchio, andando anche a vedere un po' la situazione di ciascuno per capire un attimino come fossero le cose in questo momento. E non vi dico che secondo me faccio un 10 su 10, ma ecco. Allora, partiamo da quello secondo me più probabile in questo momento, che è una coppia poi, almeno ci alleviamo subito, ovvero Starfield e The Elder Scrolls 6. Ragazzi, questi nel 2021 manco... Manco se viene giù l'altissimo. Li vediamo nel 2021. Sono altamente probabili perché fondamentalmente credo che dopo il discorso acquisizione da parte di Microsoft, lo sviluppo abbia subito, diciamo, una rielaborazione. Ecco, sarebbe, credo, una sorpresa vederli anche nel 22. Me li aspetto onestamente nel 23. E so che sta cosa forse deprimerà parecchia gente, ma ragazzi, a me piace parlare chiaro. Poi ripeto, ma magari mi sbaglio, però vediamo, vediamo, vediamo. Poi, secondo titolo, chiaramente non, è una classifica, ma non sono in ordine di importanza, o sono buttati lì così, nell'ordine che mi viene. Hellblade 2, grande titolo Microsoft, con cui insomma vogliono spingere questo discorso di ecosistema Xbox, titolo attesissimo, il primo Hellblade, Senua's Sacrifice era tanta tanta roba, questo sequel dovrà essere altrettanto valido e Microsoft ci ha puntato tanto, a testimonianza del fatto che appunto l'ha usato come titolo per anche promuovere la nuova Xbox ai tempi, insomma è un gioco che ha la sua importanza e in un anno in cui la cara Microsoft è impegnatissimissima con Halo Infinite e ha il compito, l'onere e l'onore di farlo uscire nel miglior modo possibile. Dubito vogliano metterci in mezzo anche Hellblade. Per quanto sì, sono studi diversi che se ne occupano, tutto quello che vi pare, però Microsoft credo che abbia imparato alcuni errori del passato e che adesso desideri fare le cose con calma e piedi di piombo, per cui un titolo l'anno very big, ecco, come Halo Infinite credo sia sufficiente. Abbia magari fatto credere al gruppo che potrebbe essere una buona idea magari pensare a Hellblade 2 l'anno prossimo. Fermo restando che appunto non si è visto niente, cioè si è visto meno di quanto si è visto di Halo, che è tutto dire, per cui insomma ho i miei dubbi. Poi Beyond Good and Evil 2, ragazzi, ma quello non solo c'è da dire. Secondo me sarà rinviato, ma secondo me non lo vedremo proprio. Ho tanto questa sensazione, specialmente adesso che bene o male Ubisoft è in tutt'altre faccende affaccendata, come si suol dire, con il progetto Star Wars. Ho la sensazione che qualcosa potrebbe accadere, nel senso che se ci pensiamo un attimo, e so che quello che sto per dire potrebbe apparire come, ma se ci pensiamo un attimo, i due progetti potrebbero avere più di qualche elemento in comune. Di conseguenza, non vorrei che il know-how maturato fino ad oggi su Beyond Good & Evil 2 possa essere utilizzato per la creazione di questo gioco di Star Wars. Non lo so, una mia ipotesi, da persona esterna a quello che è lo sviluppo interno di Ubisoft, però così. Non lo so, ho seri dubbi sul fatto che lo vedremo nel prossimo futuro. È una di quelle cose tipo il Santo Graal, no? Sai che c'è, ma non sai se c'è poi veramente, ecco. Tant'è che appunto mi rifaccio a un altro prodotto che era entrato già nel cuore di molti, soprattutto nel mio, e parliamo di Skull and Bones, titolo di battaglie navali che avrebbe dovuto prendere quanto fatto in Assassin's Creed Black Flag all'epoca accennato e espanderlo, arricchirlo, migliorarlo, insomma, renderlo un prodotto unico, fatto e finito. Un progetto su cui io avevo grandi aspettative, un progetto che adesso
ora come ora è più morto che vivo a conti fatti. Si parlava di sì, uscirà, un po' come il restock della PS5, arriva, poi non arriva mai. Di conseguenza non credo che lo vedremo nel brevissimo e ho quasi paura che possa essere addirittura cannato completamente come progetto, ma magari ne parleremo più avanti, non appena dovessero esserci novità in tal senso. Altro titolo su cui comincio ad avere veramente tanta paura è Dying Light 2. Allora, Dying Light 2 è uno dei sequel più attesi degli ultimi 5 anni, forse, perché il primo Dying Light era tantissima roba. Il primo Dying Light è stato un'illuminazione in un buio in cui tutti cercavano di imitare Resident Evil senza riuscirci, e portò qualcosa di nuovo, portò qualcosa di fresco, portò un mix fra Mirror's Edge e appunto Resident Evil, che ebbe poi un sapore tutto suo e con anche elementi ruolistici. Insomma, era un gioco veramente veramente ben fatto, tant'è che l'annuncio di Dying Light 2 arrivò forse troppo presto, quando ancora non si avevano in mente tante cose, tant'è che appunto rinvii. E adesso ci ritroviamo con l'ennesima prospettiva di uscita, ma che non è controbilanciata da fatti oggettivi, nel senso non si è visto più niente di Dying Light 2 nell'ultimo periodo, non ci sono state prove da parte della stampa, non c'è niente in questo momento. Per cui non vorrei che anche questo ciccasse l'ennesimo anno e magari fosse destinato a uscire nel 22, abbandonando poi l'idea di uscire su All Gen, perché a questo punto, ecco, diciamo che per gran parte dei prodotti che sto per nominarvi non penso che ci sia margine per un'uscita su All Gen ormai, PS4 e Xbox One, ma ormai probabilmente si parla solamente di Next Gen, anche perché i tempi vanno troppo per le lunghe per proporre uno sviluppo cross-generazionale che potrebbe in qualche modo impoverire prodotti che, a conti fatti, sono destinati a uscire fra un po'. E poi, altro titolo su cui veramente mi aspetto un rinvio a brevissimo, magari della stessa misura di Hogwarts Legacy, è Lord of the Rings Gollum. Allora, parliamo di uno dei titoli più next-gen tra quelli annunciati nei mesi scorsi, perché appunto era il nuovo gioco del Signore degli Anelli. E onestamente anche qui si è visto poco, quel poco che si è visto non trasuda lancio imminente, ecco. E di conseguenza questo è uno di quelli che ho paura di ciccare, perché effettivamente potrebbe uscire verso fine anno, però l'ho voluto comunque mettere perché sono pessimista di natura e voglio pensare all'ipotesi peggiore, salvo poi sorprendermi della cosa più bella. Quindi anche qui credo che potrebbe, ecco, forse è uno di quelli che mi aspetto nel breve. Diciamo, allora, la voglio mettere in questo modo: se dovesse essere rinviato, cioè se è destino che venga rinviato, secondo me l'annuncio arriverà a breve. Se l'annuncio non dovesse arrivare a breve, vuol dire che lo vedremo. Me la immagino così. Poi Bayonetta 3. Si parla di Bayonetta da tempo in memore. Ah, quando esce l'anno prossimo? Quando esce l'anno prossimo? Quando esce tra un po'? Quando esce l'anno prossimo? Non lo so. Non vorrei, onestamente, che il mancato annuncio di novità relativa a Bayonetta 3 fosse legato in qualche modo alle voci che danno Nintendo ormai vicina all'annuncio di una Switch Pro, e di conseguenza magari Bayonetta potrebbe essere il titolo con cui spingere le vendite di questa nuova console, fermo restando che qui si parla di un titolo per hardcore gamer che non sono proprio il target specifico di Nintendo, quindi magari potrebbe essere accompagnato con altro, però credo che si voglia fare qualcosa in più e che forse i rinvii siano figli dell'impossibilità di realizzare la visione creativa di Platinum nella sua interezza su una console tecnicamente un po' limitata come Switch, quella attuale. Quindi vediamo un po' che succede, ma mi aspetto anche qui un rinvio magari. Anche qua è uno dei, appunto dicevo, 8 su 10 penso di beccarli. Bayonetta è l'altro titolo che forse potrei non beccare, magari potrebbe uscire verso fine anno in concomitanza appunto con questa tanto chiacchierata Switch Pro, chi lo sa. Poi gli ultimi tre sono Gran Turismo 7. Allora, qua parliamo dell'ennesimo titolo di cui si è visto veramente troppo poco. Non ci sono state notizie particolarmente approfondite, non ci sono aggiornamenti sullo sviluppo che siano effettivamente continui. Penso che questo sarà l'anno, per quanto riguarda le grosse esclusive Sony, del solo Horizon Forbidden West. Proprio perché, complice anche i problemi di distribuzione, il lancio di troppe esclusive quando la user base non è così ampia, ancora, ampia, volevo dire, scusate, non è, cioè, è abbastanza limitato. Allora,
Sony sta avendo problemi di distribuzione, l'abbiamo visto in più occasioni. Ci sono delle difficoltà oggettive a far arrivare la PS5 ovunque la si voglia portare. Di conseguenza non vorrei che nella mente di Sony stesse balenando l'idea di rimandare un po' tutte le grosse esclusive, limitandosi a quelle cross-gen, come potrebbe essere, com'è appunto Horizon Forbidden West, per tenersi il grosso per i momenti in cui la PS5 dovesse essere veramente arrivata ovunque deve arrivare. Quindi Gran Turismo 7 è di natura un system seller, per quanto non più popolare come era un tempo, ma vende sempre parecchio e tanta gente ha sempre comprato console Sony per i vari Gran Turismo, per cui non vorrei che appunto il suo lancio potesse essere posticipato al 22, proprio per dare risalto a questa uscita di nicchia, ma comunque in grado di dare un'ulteriore spinta al marchio. E parlando sempre di Sony, parliamo di God of War Ragnarok. Anche qua credo che sia abbastanza impossibile. Qua entriamo proprio nell'ambito dell'impossibilità. Se Ragnarok dovesse uscire nel 21, sarebbe forse la più grossa sorpresa dell'anno, perché obiettivamente non si è visto neanche uno screen, neanche uno screen rubato, niente di niente se non il logo. E siamo già a metà gennaio. Vogliamo credere che la strategia comunicativa di un'azienda come Sony per un gioco così importante si riduca a pochi mesi? Non lo so. Cioè, io per God of War, il primo God of War di nuova generazione, mi aspetto una campagna di marketing mastodontica, apocalittica, incredibilmente vasta e martellante su social, siti, televisione, una di quelle cose fatte in stile Sony, no? Per i grandi prodotti. Ritrovarci a gennaio, dove ancora non si è visto nulla se non il logo, e con un E3 che dovrà dare delle risposte a giugno sull'argomento, non ce li vedo a dire: oh regà, siamo a giugno in questo momento, esce fra 2 mesi. No, ecco, non lo so. La vedo un po' improbabile. Me lo aspetto più che altro dovessi dare una stima a marzo del 22. Ecco, se non più tardi, addirittura. E chiudo con il possibile e probabile rinvio che mi farebbe più male in assoluto, ma è quello che, ahimè, voglio dire anche un po' per scaramanzia, quasi un po' per esorcizzare e per magari girare il karma a nostro favore: Diablo 4. Allora, io credo che lo sviluppo di Diablo 4 sia ancora carissimo amico, per usare una frase tipicamente romana. E non so se Blizzard, considerando le sue tempistiche, i suoi ritmi di sviluppo, la sua tendenza a voler fare tutto con molta attenzione, molta cura, perché non ha necessità di monetizzare mai. Cioè, Blizzard è un'azienda che ha una strategia talmente stabile, talmente forte, talmente ormai sostenuta anche da un Activision che gli sta permettendo di, dopo l'acquisizione, di vivere un po' di rendita, perché appunto avendo un marchio come COD nel tuo parco titoli ti puoi permettere di fare le cose con estrema calma, perché tanto c'è qualcosa che i soldi in cassa li porta sempre. Onestamente non credo che avranno fretta nel tirar fuori Diablo 4. Magari potrebbe uscire un qualcosina verso fine anno, ma non mi aspetto la cosa in pompa magna. Uscire Diablo... No. Credo che anche qui dobbiamo aspettarci forse un rinvio, perché un lancio un po' più tranquillo, un po' più studiato, penso sia più nelle idee, nelle intenzioni di Blizzard in questo momento. Per cui, questi sono i miei 10 titoli su cui sono pronto a sarei pronto a scommettere sul rinvio, ma appunto parliamone, perché potrebbero essere molti di più, effettivamente. Però, ripeto, come poi ho detto in un video di qualche tempo fa, cioè dobbiamo prepararci in qualche modo all'idea che tanta roba venga rinviata in una nave che potrebbe rivelarsi veramente molto molto delicata. E in questo senso credo che i rinvii si potrebbero legare anche molto alla difficoltà che Sony e Microsoft stanno avendo nel diffondere le loro console, perché bene o male uno sviluppatore che investe tanto del proprio progetto sulla next gen, lanciare un prodotto quando la next gen non è ancora ufficialmente partita, insomma, potrebbe non valere la candela. Ad ogni modo, ragazzi, ne parleremo col tempo, anche perché appunto se dovessero esserci altri rinvii ne parleremo di volta in volta, ma volevo racchiudere un po' qui tutte le mie idee, le mie prospettive, le mie aspettative, seppur negative in questo senso, per chiacchierarne un po' una volta per tutte in maniera più completa. Fatemi sapere voi cosa vi aspettate, credete che tra questi 10 ce ne sia qualcuno molto probabile a uscire, magari
oppure se la pensate come me, insomma, fatemi sapere e noi ci vediamo alla prossima.